Siamo qui perché ci siamo, manca veramente poco e niente, vi facciamo vedere un po' le nostre cose, un po' come verrà strutturata questa, tutte le cosine e la macchina, dove andiamo a mettere tutte queste nostre cose che non sono ancora tutte, però sono già abbastanza. Allora, dove si deve partire? Io partirei dalla parte, da quello, dal tappetino di Teddy. Questo che è il tappetino del nostro Teddy. Perché comunque anche lui può stare comodo al caldo e verrà collocato poi qua in mezzo. Poi, vabbè, il nostro pannello solare, ma lo sappiamo, che è collegato lì. A questo, che sarà la nostra energia per tutto il viaggio. Ancora scatolato il grande LED che andrà montato sulla macchina, e questo poi vediamo perché dobbiamo ultimare proprio gli ultimi ritocchi tecnici della macchina. Dove lo mettiamo questo? Sul tetto, io direi. Sul portapacchi, sul tetto. Da vediamo. Illuminare proprio a giorno quando viaggiamo. Poi abbiamo il gabinetto. Il gabinetto che è proprio una chicca da mettere in questo nostro viaggio, utilissimo, che vi facciamo vedere poi dove andiamo a metterlo. Varie seggioline, tavolini. La barca, perché l'ho voluta proprio con tutto il cuore, perché sono sicura che ci passerò un po' di tempo su questa maca, i nostri materassini gonfiabili, i sacchi a pelo, una coperta che torna sempre comodo, il kit delle pentole perché è veramente un kit bomba, pentole, pentoline, bollitori, padelline, tutto concentrato in questo piccolo aggeggino qua. Che di questi qua ricordiamo che mettiamo tutti i link sotto, se la gente vuole acquistarli direttamente, gli stessi prodotti. Poi un tagliere lavandino. Questo che ci si fa un po' tutto, perché è sempre più una questione di spazio. Questo sarà il nostro lavandino, qua col suo pulsantino qua che si toglie per lo scarico dell'acqua. Però si può usare anche come ciotolina per lavare le cose, e se non si rompe, più o meno che più. Mi ha tolto tagliare quando è chi sopra. Il nostro fornello. Ci va delle bomboline che ce l'abbiamo dentro. Vabbè, uno scopettino con la sua paletta. E lui, signor braciere. Braciere che noi andremo ad accendere il fuoco qua. Un bel fuoco, sai che ci serve sia per cucinare che per scaldare. La griglia dove ci possiamo cucinare con la carne proprio alla brace. E cosa fondamentale, il caffè. La caffettiera per il nostro caffè e tutto quanto. Adesso inizia il bello, perché bisogna riuscire a incastrare tutto. Sì, non ci si fa. Ci si fa? A voglia. Allora andiamo a vedere. Andiamo. Già l'estintore. Arrivo. Da non usare mai un piccolo estintore.
il compressore e un piccolo compressore per le gomme per necessità. Qui dentro mi pare che non ci sia rimasto. Ah sì! Lo scolapasta. Lo scolapasta. Fondamentale. Fondamentale. Ah, poi ci sono le mollette per i panni. E poi ci sono quelli lì che sono frutto di una giornata intera per riuscire a costruirli. Sì, ma è da matti, sapete cosa sono? È la chiusura. Facciamoli vedere. Uno. Speriamo di prenderne proprio uno giusto piccolino. Ecco, il più grosso. Allora, questi qua non era facile trovarli, diciamo, per il nostro modello di macchina o quantomeno per i tempi che avevamo noi. Quindi abbiamo deciso di costruirli da soli. Questi qua, diciamo, li abbiamo fatti con questo materiale messo doppio che serve a coibentare un po', diciamo, i vetri, sia per mantenere la temperatura all'interno della macchina ma anche per andare a oscurare i vetri quando poi ci si ferma. E diciamo che più o meno questo è del vetro dietro. Questo è del vetro davanti, ma va benissimo comunque, cioè, praticamente sia. La funzione è un po' questa: abbiamo messo dei velcri e che poi viene attaccato, diciamo così. Ora questo non è il vetro giusto, ecco, praticamente vanno a sigillo. Perfetto. Questo è del vetro davanti, però sì, insomma, l'idea questa è. E l'abbiamo fatto per tutti i vetri della macchina, da qui davanti a parte questi dietro. Due dietro che li abbiamo fatti direttamente in polistirolo, in modo che molto molto artigianali, eh? Però almeno rimangono fissi. E su quelli, ah, poi abbiamo questa fantastica rete che ci verrà utilissima per metterci dentro, lo so già, di tutto e di più anche, e di più, e quindi sarà poi una cosa che viene giù sulla testa, però quello vedremo strada facendo. Vai, iniziamo col più bello. Allora, questo gavone qua, che è quello un po' più grande, ci si mette il bagno. Da 10 litri, piccolino, che è il più piccolo che abbiamo trovato. Allora, diciamo che questo andrà qua dentro. Perfetto. Che durante il viaggio questo viene tutto chiuso con questo tappo qua, per necessità uno lo usa. Io che sono bassina entro anche qua dentro direttamente, ora non vi sto a far vedere, ma insomma fidatevi, c'entro. Beh, ma con un po' di impegno c'entro anch'io, dai. Sì, e poi sennò questo viene preso e messo nel corridoio, diciamo, che si è creato da questi gavoni, e utilizzare proprio per una necessità, quando poi non puoi fare a meno, non puoi uscire dalla macchina, abbiamo anche il nostro bagno. Noi metteremo là in fondo, da notare, abbiamo la prolunga della luce, il tubo dell'acqua e le bombolette del gas. Sì, questo viene messo qua, così si cucina direttamente. Anzi, le pentole sopra. Perfetto. Cucina, usando il nostro tagliere. Tagli. Perfetto. Si è bene, è rimasto ancora qua. Queste poi verranno lasciate qua. Boh. Sacchi a pelo e materassi. Materassi e sacchi a pelo. Una coperta di pile, perché comunque fa sempre comodo. Sempre comodo. E li andiamo a stivare di qua. C'è un sacco di posto. Beh, dai, ci sta, diciamo. Ci sta tutto, perché alla fine è stata studiata giusta per farci stare. È stata tutto. Studiata giusta. Quindi praticamente poi il mio monta qua. Beh, lo faccio vedere. Così, ora io però così dolce. E niente. Qua ci stiamo un po' così, però. Poi c'è da notare anche che, aprendo qua, sì, cioè, si può io cucinare. Posso cucinare anche da sopra, nel caso fosse fuori brutto tempo,
uno alla fine si mette qua, cucina un po' così. Attenta le mani, tac, il tagliere. Seggioline e tavolino, te li passo di qui. Seggioline e tavolino, per ora le mettiamo qua. Voilà. È proprio è studiato nei minimi dettagli come farci stare, e qua ci rimane tutto questo bellissimo spazio più la parte dietro il gabinetto che rimane tutto sotto. Sì. La tua amaca. Mettiamo qua. Mette così, e quando è tutto chiuso, quando ci mettiamo il nostro materasso che si gonfia in automatico, sacca a pelo e siamo pronti. Allora, facciamo vedere quando si smonta il braciere. Si toglie la base, è facilissimo. Cioè praticamente diventa piccolissimo. È quello che abbiamo trovato che occupa meno spazio nel trasportarlo, perché veramente dobbiamo proprio tener conto di tutti gli spazi il più possibile. Non c'entra più, eh? Non c'entra più, ma non è che non ci faccio. Sono uguali, eh? Ma uno è un po' più piccino, mi pare. Se non sbaglio, eh? Sicuramente sbaglio. Sì, ma ce ne devi mettere. Ecco. Ecco. Ecco, due bustine e c'è il braciere. Ecco tutto qua. Cioè, più veramente niente. Bom. Dimenticavo, abbiamo anche le torce da mettere in testa. Là. Oh, illumina bene però, eh? Ma non lo so, ti ci vedi? Io è giorno, non riesco a capire, poi ve lo farò sapere. Belle, eh? Sì, molto. Allora ragazzi, noi si può dire che siamo riusciti a far centrare tutto, per adesso. Non manca più il meglio, manca tutte le borsone con vestiti, scarpe, giacconi. Però ci abbiamo da giocarci il jolly del portapacchi, che però non vi diciamo niente, ve lo facciamo scoprire nei prossimi video. Noi per adesso vi salutiamo, ci vediamo, penso prestissimo, perché tanto tra qualche giorno, perché comunque c'è proprio le ultimissime cose, via, non vi diciamo niente, e vi diciamo anche che facciamo una prova di qualche giorno con la macchina. Sì, prima di partire. A presto, ciao ciao.